per infiniti anni, mi auguro che porterà sempre, come dire, che non venga abbandonato mai, come la Fiat, suppongo non abbandonerà mai il marchio Abarth o Ferrari, così no, porterà avanti ancora per decenni questo glorioso marchio. Si è testato questa decisione di realizzare un modello col nome Alpine, è stato molto probabilmente dovuto a una pressione costante che tutti i club con i quali sono in collegamento, che sono un po' distribuiti in tutto il mondo, conosciuto anche il presidente giapponese del club Alpine in Giappone, quelli negli Stati Uniti, quelli in Inghilterra, non ne parliamo in casa, tutti nelle varie riviste che vengono pubblicate hanno sempre chiesto di fare una berlinetta sullo spirito della PIN. Penso sia molto difficile che venga proprio nello spirito della PIN, perché è nata in un'epoca diversa, però l'abbinamento con la Caterham, che è tutto sommato ancora una azienda di produzione tipo artigianale di esemplari di piccola produzione, sarà un successo, vediamo se che sia un successo. Bene, io direi che possiamo ringraziare Giovanni Moretti per quello che chiaramente con tanto delizia, con tanto amore ha trasmesso qui noi. Immagino che le domande sarebbero tante, perché le informazioni possiamo al fine, quindi io direi che possiamo sicuramente programmare anche un secondo incontro per approfondire.